Credo che la concentrazione sia qualcosa che può e deve essere coltivata. Possiamo imparare a concentrarci più profondamente, ma richiede pratica quotidiana e disciplina. In questo video condividerò con te gli strumenti e le pratiche mentali che utilizzo per sviluppare le mie capacità di concentrazione. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Domanda: come fai ad aumentare di 10 volte la tua concentrazione? Personalmente, ho optato per una risposta: eliminare le distrazioni. Ci sono due tipi di distrazioni, esterne e interne. Se sto scrivendo alla mia scrivania e sento voci in sottofondo che mi impediscono di lavorare, è una distrazione esterna. D'altra parte, se sono combattuto tra due decisioni, è una distrazione interna. A casa posso guardare Netflix, o è meglio che faccia i compiti. Nella mia carriera lavorerò come ingegnere o scrittore. Se siamo fuori a mangiare, ascolterò le tue parole o penserò a cosa dirò dopo. Tutte queste sono distrazioni interne. E ho sviluppato due pratiche per eliminare le distrazioni. Memento distractio e memento passio. Se ti stai chiedendo perché ho usato frasi latine che suonano come incantesimi di Harry Potter, è perché volevo, per quanto possibile, collegare le pratiche alle loro radici linguistiche e ad un'altra pratica antica, il memento mori. Non ti farò perdere tempo spiegandoti memento mori in questo video, ma puoi cercarlo per conto tuo se sei curioso. Quindi passiamo subito alle pratiche. La prima pratica è memento distractio. Memento si traduce in ricordare, e distractio, che alla fine divenne la parola distrazione, significa essenzialmente essere strappato, separato o diviso. Immagina che la tua concentrazione sia un raggio di luce. Dirigi questa luce su un oggetto, ad esempio il computer con il quale lavori. Una distrazione esterna è qualcosa che attira la luce verso di sé, come le persone che parlano in sottofondo. Ci sono due semplici soluzioni a questo problema. Il primo è rimuovere la distrazione. Diciamo che la voce in sottofondo proviene dalla TV. Puoi semplicemente spegnere la TV, ovviamente, e questo rimuove l'ostacolo alla tua messa a fuoco, la cosa che sta attirando il tuo raggio di luce. La seconda soluzione è, se non puoi intervenire sugli ostacoli, allontanarsi dalla distrazione. Diciamo che il rumore proviene dalla tua famiglia che parla in sottofondo. Bene, puoi uscire di casa e andare a lavorare in una biblioteca. Tutte le distrazioni esterne si risolvono allo stesso modo. O rimuovi la fonte, o te ne allontani. Quindi, ecco la pratica quotidiana. Inizia un elenco in cui tieni traccia e annoti le cose che distolgono la tua attenzione da ciò con cui stai cercando di concentrarti, che si tratti di conversazioni, TV, computer, telefono, musica o altro. Segna le cose che dividono e attirano la tua attenzione. Quindi, trova un modo per eliminare queste distrazioni dal tuo spazio di lavoro o allontanarti da esse. Ecco un esempio di una serie di problemi e soluzioni comuni. Primo, se sei distratto dal rumore di fondo, vai in biblioteca o in un altro posto tranquillo. Acquista tappi per le orecchie o cuffie e o spegni le fonti di rumore, come la TV. 2. Se sei distratto dal telefono, mettilo in modalità notturna o aereo. Disattiva le notifiche. Utilizza le impostazioni di accessibilità per rendere lo schermo in bianco e nero, in modo che sia meno attraente da guardare. Posizionalo in un'altra stanza. O chiedi a un amico o un familiare di tenerlo mentre lavori. 3. Se vieni distratto da internet, usa un'app come Self Control per bloccare le app sul tuo computer. O assicurati di studiare in un posto dove non hai accesso alla tecnologia. 4. E infine, se sei distratto dal silenzio, vai in un bar, crea una playlist di studio o trova un compagno di studio. Memento distractio è una pratica quotidiana in cui scopri sistematicamente le cose che distolgono la tua attenzione dal tuo lavoro e le elimini. E man mano che la tua lista diventa sempre più lunga, ottieni un'immagine più chiara dell'ambiente di lavoro ideale per te stesso. La seconda pratica è il memento passio. Ancora una volta, memento si traduce in ricordare, e passio, che alla fine divenne la parola passione, si traduce in sofferenza e duratura. Immagina di nuovo che la tua concentrazione sia un raggio di luce, e dirigi questa luce sui tuoi compiti. Internamente, i compiti rappresentano il valore del dovere, e in questo momento il tuo telefono sta distogliendo la tua attenzione dai compiti. Internamente, il telefono rappresenta il divertimento.
Quindi la tua attenzione è divisa tra fare il tuo dovere o divertirti, e questa è una distrazione interna. Le distrazioni interne sono difficili da superare perché non possono essere eliminate. Un valore, dovere o divertimento, deve arrivare ad avere una priorità maggiore sull'altro. Ecco un esempio più chiaro. Immagina che sia venerdì sera e che Sally sia combattuta tra lo studio per l'imminente esame di lunedì e andare alla festa di compleanno della sua migliore amica. È combattuta tra lavoro e amicizia. Questi valori, o priorità, stanno creando un conflitto dentro di lei e finché non risolverà il conflitto avrà difficoltà a concentrarsi. Ora ci sono due possibilità. La prima è che non esista un modo giusto per scegliere quale valore o priorità sia più alta. Se questo è vero, allora non dovrebbe importare quale si sceglie. Ma la maggior parte delle persone non vive la vita in questo modo. La seconda opzione è che ci sia un modo giusto per scegliere quale valore o priorità dovrebbe essere più alta dell'altra. Che si tratti di denaro, amicizia o amore, come decidiamo quale dei nostri valori dovrebbe essere più alto degli altri? I valori fungono da bussola, guidandoci attraverso la vita e dando significato al nostro mondo. Se diamo valore all'arte, troveremo significativo andare in un museo e guardare i dipinti tutto il giorno. E più diamo valore all'arte, più alto è questo valore per noi. Più significativa sarà questa esperienza. Se non diamo valore all'arte, tuttavia, potremmo trovare noioso andare in un museo, almeno rispetto ad altre cose che apprezziamo di più e che potremmo fare come alternativa. In altre parole, se i nostri valori e le nostre priorità sono nell'ordine migliore possibile, questo porterebbe la vita più significativa che potremmo vivere. Quindi, le distrazioni interne si verificano quando due valori sono in conflitto dentro di noi, e il modo per eliminare questa distrazione è posizionare i valori nel loro ordine corretto, o in altre parole, assegnare loro una priorità corretta. E la seconda pratica, Memento Passio, che spiegherò ora, è uno strumento pensato per aiutare con questo processo di ordinamento. Ora, immagina una serie di punti. Questi punti rappresentano i momenti della tua vita, alcuni belli e altri brutti. Il punto finale rappresenta la morte, o in latino, mori. E un punto rappresenta il giorno peggiore della tua vita, e questo giorno lo chiameremo Passio. Dobbiamo avere fantasia con la Passio, e immaginare le peggiori, inevitabili sofferenze possibili per noi stessi, fisiche e psicologiche. L'unica cosa che ci aiuterebbe a superare un momento del genere, in mancanza di altri stimoli, è il significato che le attribuiamo. Avremmo probabilmente bisogno di un significato supremo per superare una tale sofferenza. E l'idea è che, se riesci a trovare un significato nel peggior giorno potenziale della tua vita, hai strutturato correttamente i tuoi valori e le tue priorità per massimizzare il significato della tua vita. E così, la prossima volta che avremo due valori interni in conflitto, possiamo usare Memento Passio come uno strumento per aiutarci a trovare il percorso di maggior significato per noi. Quale percorso avrà maggiori probabilità di aiutarci a superare le sofferenze future? Quindi, in sintesi, l'attenzione deve essere coltivata. E ti ho dato due pratiche che uso per coltivare la mia concentrazione ed eliminare le distrazioni. E penso a entrambi gli strumenti come il martello e lo scalpello che devo usare costantemente per scolpire il mio carattere. Memento Distractio è una pratica quotidiana che ci aiuta a scoprire ed eliminare le distrazioni esterne, permettendoci di creare il nostro ambiente di lavoro ideale. E Memento Passio ci aiuta ad eliminare le distrazioni interne, dando il giusto ordine ai nostri valori e priorità, aiutandoci a scoprire la via del significato maggiore. Vi sono diversi modi per identificare o addirittura modificare i propri valori, così da allinearli ai propri obiettivi e raggiungere la vita che desideriamo. Cruciale in ciò è il controllo assoluto sulla propria mente ed in particolare della parte di essa che non controlliamo consciamente e che determina il 95% delle nostre azioni. Se sei interessato, clicca qui in basso per richiedere una consulenza uno a uno per essere seguito con metodi e strategie più avanzate, oppure iscriviti e consulta gratuitamente le centinaia di video lezioni che trovi su questo canale. In entrambi i casi scoprirai che si possono fare salti da gigante applicando le giuste tecniche con costanza ed impegno. Ricorda, se non sei tu a pianificare il tuo successo, stai andando incontro al tuo stesso fallimento. Per questo video è tutto, a presto!